la gente locale, i pensionati caprese dei dintorni, gli fa la partita di bocce, deve il bicchiere di vino, ogni tanto gli deve un panino, e così è cominciato. Poi uno spaghetto al pomodoro, un coniglio paesano, un pollo in cassola al vino bianco. All'inizio non tanto, perché veramente è una zona fuori posto, sconosciuta alla gran parte. Palazzo a Mare, 2000 anni fa era famosa che si stava di meglio, ma poi in questo frattempo era sconosciuta alla gran parte dei turisti che venivano a campo. Tranne poi è arrivato Montezemolo con la femmina che comprò la villa, poi c'era la contessa Bismarck. Ormai è una passione, la terra ti prende piano piano che tu nemmeno te ne accorgi. Infatti da giorno dopo giorno me ne accorgo che mi sta prendendo. Io al mattino mi alzo alle 5 e mezza, 6 e vengo in mezzo ai miei pomodori. Vengo allegato, tolgo le foglie in più, diciamo. Metto la medicina, verde rame, perché è tutto biologico, solo verde rame. Poi puro le melanzane, sì. Il basilico e i cuori di bue, sono i pomodori. E questo è il mio piccolo orto. Perché tutti quanti chiedono come è cominciato, chi sono i clienti, chi è il cliente più famoso, più diciamo esigente, e per me sono tutti uguali. Quando mi trovo in difficoltà gli faccio un piccolo massaggio sulla schiena e loro si mettono al loro agio, diciamo. È stato tranquillo. Comunque la sera il lavoro mio è faccio il giro ai tavoli a parlare. Tipo Lucio Dalli che ha lasciato un grande vuoto. È stato un grande amico. E niente, lui arrivò la prima volta e venne nell'84. Arrivò con il cappellino in testa, la canottiera, tutti i peli che uscirono già per fuori e col bastoncino di bambù. E da lontano disse: chi è Paolino? Che nemmeno lo conoscevo, però lui non conosceva amico. A che mi avvicinai e così facemmo amicizia, abbracciamo. Così fratello, subito mi chiamò fratello, è molto male, questo non male è stato. E mi dispiace che adesso non ci sia più. Mi ha lasciato un vuoto, ripeto. C'è stato un anno di pausa, ormai sono 20 anni che papà non c'è più. 20 anni fa ho portato la prima volta i limoni, e da allora solo io li tocco e nessun altro. Come finisce l'estate, togliamo i tavoli, chiudiamo e mi dedico ai limoni, alla potatura dei limoni. Non stavo giacca e cravatta, non mi montavo. Il mio inno è così. Ma solo qua riesco a stare bene, perché già stare in mezzo alla piazza non ci. Il cliente oggi è un cliente piuttosto esigente, è cambiato rispetto agli inizi della nostra attività, però esigente nel termine non di una cucina piuttosto elaborata, di una cucina semplice e genuina, quella insomma che la cucina che i nostri nonni ci hanno tramandato. Noi abbiamo per lo più, anzi solo, clienti internazionali che vengono da noi, soprattutto per il passaparola che sono fatti negli anni. È un cliente anche più esigente, quello che magari cioè, è abituato a mangiare in hotel a 5 stelle lusso, stellati, si accontenta ed è soddisfatto dopo che ci lascia con un bel piatto di pomodori freschi e basilico corti dal nostro giardino e ritorna con quel pensiero, insomma. Infatti questo è il nostro piatto migliore, e la nostra filosofia è quella di mantenere nel tempo inalterati i sapori e le tradizioni e i profumi che ci hanno tramandato.